backstage del Manfredi, fino al 19 marzo, colpo grosso, con Ennio Coltorti, Jesus Emiliano Coltorti e Germano Gentile. Ennio, presentaci lo spettacolo. È uno spettacolo bomba, con due colonne come queste. No, è uno spettacolo che ci sta dando grandi soddisfazioni, sono 3 anni che lo facciamo. In realtà ce lo chiedono e appena ce lo richiedono noi siamo felici di farlo. È uno spettacolo che fa tanto ridere e però fa anche pensare, come dicevamo prima, è bello far ridere quando c'è nella risata anche una intelligenza che guida la risata e non soltanto uno sfogo. Comunque ridere è importantissimo e si ride tantissimo. Poi ci sono dei risvolti e per tutto questo c'è bisogno di attori veri e quindi ecco qua che ho scelto i miei due gemelli qui perché sono quasi dei gemelli per me ormai. Cosa fanno? Dunque io interpreto un personaggio completamente diverso da quello che interpreta Ennio, mio padre, e anche da quello che interpreta Germano, e questa è una cosa interessante, sono 3 personaggi completamente diversi l'uno dall'altro ed è una delle chiavi insomma, più interessanti dello spettacolo perché racconta 3 mondi che di base non riescono a comunicare, ognuno vive un linguaggio, una realtà, una dimensione propria e si incontrano, si scontrano ma non sembrano capirsi. Poi in realtà c'è anche ovviamente uno sviluppo in tutto questo e quindi il mio personaggio nello specifico è questo intellettuale, questo ragazzo, questo giovane uomo intellettuale, un po' magrolino, un po' così, che insomma non si capisce per quale motivo si presenti in questa palestra scalcinata da questa vecchia gloria ormai in cantina del pugilato, che è questo animale, animalesco. E ci sono dei motivi dietro che poi usciranno fuori nel tempo e dove incontra anche quest'altro personaggio assurdo che si Yusuf. Questo personaggio è molto tanto divertentissimo, ci siamo divertiti molto con Ennio, grazie anche a lui perché è stato un lavoro d'equipe. Che questo africano immigrato fra un passato insomma così poco piacevole e un futuro incerto si ritrova in questa palestra con questo allenatore che la bestia, e lui quindi diventa una specie di quasi di sosia, no? L'effigie diciamo del maestro, impara i metodi animaleschi, esatto. E però poi si scontrano invece con un intellettuale che parla italiano, che conosce, che sai, e si capiscono perché sti due sono abituati alla periferia romana, a Tormarancia, lui probabilmente viene invece dal centro e quindi sono anche come differenze sociali che si scontrano e poi si incontrano naturalmente in una ricostruzione di un equilibrio che all'inizio non c'è assolutamente perché immaginatevi una periferia romana, una palestra scarcinata dove arriva un ragazzetto con gli occhialetti che parla tutto forbito e insomma c'è di che stupirsi di questa presenza. E i due si stupiscono ma reagiscono come sono abituati normalmente, animalescamente, e poi però invece fanno un percorso anche loro. Che scopriremo fino al 19 marzo. Siamo lì, se no è finito tutto, no, la trama, però insomma si è capito, diciamo che ci saranno delle rivelazioni alla fine. Bene, quindi ci vediamo fino al 19 marzo. Fino al 19, sì.